Il lavoro di progettazione del monoposto 2023, iniziato da un paio di mesi, dovrà essere interrotto. L'Alfa Tauri difende il rookie cinese dopo le critiche di Helmut Marko. Salve a tutti e benvenuti su F1 e dintorni. La FIA torna a far discutere sulle decisioni in merito alle imposizioni delle regole per la sicurezza dopo l'incontro al Terminal Advisor Committee, nonostante l'accordo che i team avevano stabilito previamente con Formula 1 Commission, tenutasi a Spielberg prima delle prove libere del GP d'Austria. Questa decisione interromperà il lavoro di progettazione delle monoposto 2023 iniziate un paio di mesi fa per poter essere parzialmente rivisto. Il primo cambiamento sarà effettivo già dal prossimo GP del Belgio, con l'introduzione dell'algoritmo che controllerà i saltellamenti causati dal porpoising e dal bottoming, e una nuova verifica sugli skid block che non potranno rientrare nella tavola limitandone il consumo. Mentre il secondo modificherà la progettazione delle monoposto 2023 con l'intento di contrastare i saltellamenti in previsione del maggiore carico aerodinamico che potrebbe far aumentare il porpoising generato dalla vettura del prossimo anno. Il problema in tutto ciò è che i cambiamenti non sono stati discussi fra le parti, ma un'imposizione unilaterale della FIA che fa leva sulle ragioni di sicurezza. Le vetture saranno rettificate in tre punti principali. Si dovrà alzare di 25 mm il bordo d'uscita laterale del marciapiede rispetto a quest'anno, per evitare il sigillo del fondo con l'asfalto. Si dovrà sollevare il canale laddove c'è il gomito fra il fondo e il diffusore posteriore, che è la parte che quanto più è radente al suolo, tanto più maggiore è la downforce generata. Ma non si è resa nota la misura di questa elevazione, poiché se si arrivasse ai 25 mm come il marciapiede, alcune squadre dovrebbero ripartire con la progettazione della vettura 2023 praticamente da zero, dovendo spostare in alto le masse radianti e gli scarichi, che andrebbero a invalidare alcuni concetti che hanno funzionato in questo 2022. Era inevitabile che le squadre che hanno lavorato meglio quest'anno avessero da reclamare, visto che avevano già permesso l'adozione di una paratia verticale per lato all'interno dell'estrattore per evitare che le vorticosità portate nel diffusore potessero rompersi generando un saltellamento così nocivo. Ma la strategia della FIA è chiara, si solleverà la macchina da terra e si dovranno cambiare le modalità nel creare il carico aerodinamico. Red Bull e Ferrari sono tra le squadre più penalizzate, poiché hanno deliberato le soluzioni che gli permettono di essere le più radenti al suolo con gli assetti, mentre a trarne vantaggio sarà sicuramente la Mercedes, che è il top team che ha interpretato peggio le monoposto ad effetto suolo. Un vantaggio che potrebbe ridurre drasticamente il suo distacco dai primi, una sorta di regalo alla stella, come sostengono in molti. Dietro le voci che sarebbe stato Toto Wolff l'ispiratore di questa novità, la Federazione Internazionale usa la sicurezza come scusante per ridurre il gap tecnico che divide i primi due del mondiale da tutti gli altri. Ma a rafforzare le lamentele degli sfidanti ai titoli mondiali ci sono altre squadre e non solo l'Alfa Tauri e Haas che sono team clienti, ma anche l'Alfa Romeo e Williams, le quali potrebbero correre il prossimo anno con evoluzioni dei telai attuali. Seguono invece la Mercedes, la McLaren, la Aston Martin e l'Alpine, dividendo in due il paddock, non permettendo di arrivare alla maggioranza degli 8 voti utili per poter cambiare le carte in tavola. La FIA dovrà ratificare con un voto tali cambiamenti e ufficializzare a breve e con precisione le cifre che dovranno essere utilizzate, ossia l'altezza del gomito dell'estrattore e i volumi dei carichi a cui i roll bar del 2023 dovranno sottoporsi nei crash test. Visto che nel brutale incidente del pilota Alfa Romeo Guanyu a Silverstone, il roll bar a lama nel cappottamento si è staccato dal telaio, lasciando all'alo il compito di salvare il giovane orientale. E dato che si interverrà anche in quell'area, la FIA non ha ancora definito i limiti delle modifiche. Tutto ciò andrà ad impattare anche sui costi che i team potranno sostenere con il budget cap, e la discussione rischia di portare molto lontano, aprendo fronti più ampi. E il disappunto di Red Bull e Ferrari è giustificato dal fatto che sembra un disperato tentativo di limitare la loro competitività nell'intento di far rientrare in gioco la Mercedes, cosa che in 8 anni di dominio delle frecce d'argento non si è mai visto un intervento per accorciare i distacchi in griglia. Nella conferenza stampa del giovedì a Red Bull Ring, Helmut Marko ha criticato il pilota dell'Alfa Tauri Yuki Tsunoda,
Dopo essersi scontrato col compagno di squadra Pierre Gasly al termine del GP di Silverstone, definendolo un bambino problematico e ridicolizzando la scelta del team di farlo affiancare ad uno psicologo per cercare di placare i suoi momenti di ira. Questo comportamento inadeguato non è piaciuto alla maggior parte dei partecipanti per aver rivelato dei dettagli riservati da non dare in pasto alla stampa. Marco ha cercato poi in seconda sede di ridimensionare le sue parole, affermando di credere nel potenziale del rookie cinese. Quando non è sotto stress, è incredibilmente divertente e simpatico. Piace a tutti, anche se nessuno è in grado di far perdere le staffe come lui. Franz Tost, team principal Alfa Tauri, dopo queste dichiarazioni ha voluto difendere il suo pilota, dichiarando che a lui i bambini problematici piacciono, perché sono quelli veramente bravi, sono quelli che possono fare qualcosa e non gli piacciono i santi. Chiaramente Yuki ha commesso un errore a Silverstone, ma ci può lavorare su. Sta crescendo ed è veloce e lo è stato anche nel weekend in Stiria, ci vuole un po' di tempo. Tsunoda ha delle buone probabilità di rimanere in Alfa Tauri, tutto dipenderà da lui, se otterrà delle buone prestazioni resterà, altrimenti sarà fuori. Tost afferma che ovviamente è stato un incubo per la squadra, perché i piloti si trovavano in settima e ottava posizione in un circuito complicato e l'impazienza di Yuki nel cercare di superare Pierre gli ha fatto perdere il posteriore andando al contatto. Questa non è stata la prima collisione tra compagni di squadra e non sarà l'ultima, ma queste situazioni devono essere evitate in ogni modo. Tsunoda, un po' turbato da questa situazione, ammette che non è la prima volta che viene affiancato da uno psicologo, ma ha avuto bisogno di questo aiuto sin dai tempi della Formula 2, che ha fatto un ottimo lavoro, e nelle ultime 4-5 gare è stato affiancato da un'altra persona e ci vorrà del tempo per capire se stia andando bene o meno. Essere affiancato da uno psicologo non ha nulla a che vedere con quanto accaduto a Silverstone, dichiara Yuki. E noi ci vediamo al prossimo video e come sempre ti invito a lasciare il tuo like e ad iscriverti al canale. Ciao!